Pubblica amministrazione e tutela dei lavoratori, un comparto ambivalente che deve tener conto dell'impegno degli operatori ma anche delle aspettative degli utenti. Se ne è parlato questa mattina durante il congresso territoriale FPCISL. Congresso territoriale, si parla oggi di pubblica amministrazione, di come renderla efficiente, quando efficiente e poi però in che modo tutelare i lavoratori in questo quadro. Sì, diciamo che oggi si finisce il percorso democratico e partecipativo del congressuale della CISL Funzione Pubblica Ragusa-Siracusa. Ora eleggeremo gli organismi e sono coloro che dovranno portare avanti il sindacato e le problematiche di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione per i prossimi 4 anni. Noi abbiamo dato uno spot chiaro e definito, che è quello di una pubblica amministrazione efficiente ed efficace, l'impegno che deve continuare così come lo abbiamo messo in campo per i primi 4 anni. Un impegno che deve vedere protagonisti i dipendenti della pubblica amministrazione, quei dipendenti che portano avanti la macchina pubblica con stoico attaccamento al lavoro e nonostante le tutte difficoltà che incontriamo quotidianamente, come carenza del personale, di strumenti e di quant'altro. Ci sono lavoratori che si impegnano nel quotidiano, che portano avanti determinate tematiche e che appunto fanno della macchina amministrativa, quei servizi necessari che devono essere erogati ai cittadini.